Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio farvi vedere la recensione, come avete visto dal titolo, del mio Orient Mako 3 blu. Perché ho scelto la colorazione blu? Beh, ce ne sono tante molto interessanti all'interno di questo panorama di Orient. C'è quello rosso, molto bello, che ha recensito Marco Bracca, c'è la versione verde, però non avevo ancora un orologio blu in collezione, allora ho detto lanciamoci su questo. Come sempre, prima di iniziare, vi chiedo di fare un like, di lasciare un commento a questo video e di iscrivervi al canale se è la prima volta che vedete il mio contenuto. Ora vi lascio al video, alla recensione, poi torniamo qui con qualche conclusione finale e con i consueti saluti. Per chi di voi non la conoscesse, la The Orient Watch Company Limited, anche conosciuta come Orient, è una casa produttrice di orologi da polso giapponese. Era presente insieme alla Citizen Watches, alla Casio e alla Seiko, una delle quattro principali aziende del settore nel suo paese. L'azienda nasce nel 1901 con il nome Orient, ad opera di Shogoro Yoshida, come rivendita all'ingrosso di orologi nel centro di Tokyo. Dal 1950 l'azienda si espande e viene fondata l'attuale Orient Watches. La casa si distingue dunque per la produzione di orologi di precisione con movimento meccanico, o meglio, per essere più precisi, a carica automatica. Pur producendo meccanismi in modo autonomo, fatta eccezione per il solo movimento Light Powered realizzato su concessione Citizen, la Orient Watches è stata gestita negli anni precedenti in gran parte dalla Citizen e in piccola parte anche dalla Seiko. Oggi invece il 100% della proprietà è proprio in mano al gruppo Seiko Epson, che ne cura anche la distribuzione al di fuori del mercato giapponese. Gli orologi con movimento automatico rappresentano, pensate, circa il 70% della produzione Orient, seguiti da quelli con movimento al quarzo, circa il 25%, e da quelli con movimento light powered, appunto, equivalente al movimento a carica a luce che ben conosciamo viene realizzato da Citizen e che ha messo a disposizione per la sua quota investita proprio in Orient. Devo dire la verità, che la prima volta che ho aperto la scatola del mio Orient Mako 3 blu, o meglio del mio Kamazu blu, ho capito perché tanti appassionati sono così innamorati di questo orologio e di questo brand. Vi lascio il link in descrizione per vedere l'unboxing, un po' zoppicante devo dire la verità, e le prime impressioni che restano tuttora valide per me. Si tratta davvero di un orologio che nella fascia 200 euro non ha eguali e ha un rapporto quindi qualità-prezzo straordinario. Cominciamo dalle misure. La cassa misura 41,8 mm, ma devo dire la verità che anche sul mio polso da 16,5-17 non diventa assolutamente ingombrante o eccessivamente grande. Inoltre, e prima o poi, lo prometto, farò un video al riguardo, un diver deve essere abbastanza grosso per poter permettere di leggere l'ora anche in profondità. Profondità che questo orologio offre fino a 200 metri, ma senza purtroppo avere la certificazione ISO, che lo renderebbe un orologio subacqueo professionale a tutti gli effetti, ma che allo stesso tempo, visto la storia produttiva di Orient, non mi fa per nulla spaventare nel farci un tuffo o una nuotata al mare, anche con piccole immersioni poco profonde. Il vetro dell'orologio è in zaffiro e questo offre una qualità maggiore rispetto ai modelli precedenti, così come gli indici e le sfere che sono davvero generosi e permettono una lettura dell'ora in qualsiasi condizione. La pasta luminescente, utilizzata per questo modello, ne permette una perfetta lettura anche in condizioni di scarsa luminosità, come un buon diver dovrebbe sempre fare, ovviamente. Inoltre, da sottolineare la presenza del dot luminoso incastonato nella ghiera, così da non rischiare di perderlo in urti o cadute accidentali. In particolare, la pasta utilizzata è la Lumibrite, vernice luminosa sviluppata da Seiko, che presenta secondo i produttori una maggiore luminosità e una maggiore durata rispetto ai competitor, che soprattutto è completamente priva di sostanze radioattive. La ghiera dell'orologio, ovviamente unidirezionale e a 120 scatti, come un buon diver dovrebbe sempre avere, presenta delle scalanature e una lavorazione lucida che non mi fanno impazzire. Il contrasto infatti con la carrure e il bracciale satinato
fanno da una parte risaltare la componente, ma dall'altra, essendo l'unica lucida su tutto l'orologio, lo rendono, a mio avviso, un po' strano, fatta eccezione ovviamente per il lato della carriera. Tornando al quadrante, le sfere e gli indici applicati sono davvero di ottima qualità. Nota di colore, la sfera dei secondi con la punta rossa la adoro perché rende davvero l'orologio simpatico e perfetto per il mare. Complice anche la presenza della complicazione giorno e data, vi potrà aiutare a non dimenticare mai anche in vacanza che giorno è. Solo a me succede ogni tanto di dimenticarmene. Vabbè. La corona è protetta da due spallette proteggicorona, poco sporgenti e a mio avviso molto eleganti, così come la corona, che è lucida, ben lavorata e presenta anche l'incisione del logo in laser. Anche il fondello, serrato a vite, ha la stessa lavorazione al laser. Qui, come sulla corona, mi sarebbe piaciuto avere invece una lavorazione un po' più complessa. Se pensate al fondello anche del SKX di Seiko, il fondello ha un'incisione davvero particolare che lo rendono estremamente bello, a mio parere. Continuando ad esaminare l'orologio, oltre al fondello si iniziano a vedere le prime pecche un po' più grosse del modello, ovvero i finali vuoti e un cinturino che, forse sfortunato anche io, è un po' più rumoroso di quanto mi aspettassi. Le maglie sono piene, con piena pressione, ma la clasp è sempre un solito lamierino, con la sola incisione del logo Orient a impreziosirlo. Devo dire la verità, complice anche la leggerezza dello stesso, è un orologio che permette di essere utilizzato davvero in qualsiasi momento. Non so voi, infatti, ma io al mare non voglio avere degli orologi troppo pesanti sul polso. Andiamo ora al sodo, al cuore dell'orologio. Che movimento monta? Beh, il bello di Orient è che è l'unico brand che permette di avere a questo prezzo un movimento di manifattura, prodotto in house e molto ben collaudato. Si tratta in questo caso dell'Orient F6922, un movimento economico e non bellissimo alla vista, ma che offre grande solidità e affidabilità. Si tratta dello stesso movimento montato anche sul Mako 2 e sul Ray Revent 2. La riserva di carica è di circa 48 ore, ha ovviamente il fermo macchina e la carica manuale, insomma tutto quello che a prima vista può servire al movimento di un bel segnatempo. Ora torniamo nello studio per i saluti e le conclusioni finali. Eccoci, spero che il video vi sia piaciuto, che la recensione sia utile per chi di voi magari non si è ancora deciso ad acquistarne uno. Devo dire la verità che per il rapporto qualità-prezzo, secondo me è un orologio che non dovrebbe mancare nella collezione di nessuno. Poi per carità ci sono i gusti personali, ci sono tante cose da considerare, però devo dire che questo è davvero un orologio dalle prestazioni e dalla qualità estremamente interessanti. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo i miei canali dove potete seguirmi, entrare in contatto con me, parlare e così via, e vi auguro una buona giornata.